Ciao a tutti, ben ritornati nella nostra cucina. Oggi il nostro video sarà un video insolito, perché non cucino, faccio un'altra cosa. Oltre giorno chiacchierando con la mia amica, io sono un amante sfigatata, ma è un amante, non vero sento la parola, del pesce. Amo il pesce di qualsiasi forma e di qualsiasi tipo di pesce, li adoro tutto, dal pesce crudo a sushi, che è la stessa, comunque è pesce, li adoro tutto. E questa mia cara amica dice: io amo il pesce ma non sono brava in pulirli, perché non fai un video insegnando? Bellissima idea, adesso facciamo questo video, vi faccio vedere come sfilettare e pulire i pesci, andiamo a vederlo. E niente, qua abbiamo un'orata regalata dalla nostra carissima zia Teresa, un'orata meravigliosa, di cui io già l'ho tolto l'interiore, così era un po' più pratico per me pulirla qua, la prossima volta puliamo nel lavandino. Io c'ero due strumenti che uso, che è il coltello e la forbice. Inizieremo, per esempio, io inizio, come potete vedere, è un pesce meraviglioso, e noi inizieremo usando la forbice per togliere. Allora, dipende come faccio il pesce, a volte le lascio la coda e a volte no. E noi inizieremo a togliere le parti, le branche. Così, le branche, queste sarebbero le branche. Va bene, non mi ricordo come si chiama. Comunque togliamo tutte queste parti, di una parte e dell'altra, vedete, così, incluso questa qua in mezzo, così lo faccio. Mi è andato, è scappato lontano, non importa. Un giorno vi faccio vedere come pulire i pesci già cotto. E niente, questo, come potete vedere, abbiamo tolto tutto, la coda, le chele, l'abbiamo tolto tutto. Allora questo non ci serve più, mettiamo da parte, asciughiamo un po' il pesce perché così non scivola. Questo pesciolino è meraviglioso, freschissimo, come potete vedere sul occhiettino, così si vede, è veramente extra fresco. E adesso con un coltello ben affilato noi iniziamo a sfilettarlo. Io, dipende del pesce, o uso questo grosso o uso quello piccino. Noi oggi useremo questo grosso. Io inizio della coda, come potete vedere, un taglietto così, è arrivato, sentite che è arrivato alla spina, che è questa che c'è nel dorso. Mettete la manina e state attento, se non siete sicuro il coltello, usate un coltello piccolo, io preferisco questi grossi. Mettete qua la manina e sentendo che il coltello sta proprio sulla spina, questa spina è centrale del pesce, venite il più possibile in basso, come potete vedere. Io mi sposto un po' perché sono troppo attaccata alla sedia, e continuate così, vedete, fino alla fine. Quando arriverete nella fine, nella punta, vedete dove c'è questa, la fine della nostra, della chela, affondate così, non vi preoccupate, è un pochettino, aspettate, così. Vedete che cosa meravigliosa che viene fuori il filetto intero, totalmente intero. Cosa famo adesso? E questi li mettiamo da parte, e qua continuo la pulizia perché non è finito qua. Allora, per venire perfetta, vedi questo qua, vi faccio vedere da vicino, queste sono le spine, quelle grosse. Per togliere in sicurezza, cosa fate? Con lo stesso coltello, molto alla, senza entrare in profondità, sopra un po' artificiale,
così. Sempre mettete il dito lontano del coltello, se lo siete sicuri, così fate il contrario, mettete la manina qua lontano del coltello. Io mi sento sicura, metto qua, come potete vedere. Alla fine li tagliamo così, se volete potete tagliare così che diventa più bella così, perché qua c'è un altro osso, così diventa quello solito che mangiamo nella ristorazione. Avete visto che è venuto fuori uno spettacolo bella pulita. E adesso, allora, chi è sicuro, qua in mezzo usate la pizzetta, quella che usiamo per fare la sopracciglia. Io, come mi sento molto tranquilla, cosa faccio per togliere tutta questa spina qua? Io faccio così, guardate bene. Potete fare con un coltellino piccolo o addirittura come sto facendo io, con il coltello grande, dipende come vi sentite sicura, sicuro, sicura. Vedete come è venuto fuori? Allora, con le manine, io mi auguro che io riuscite a vedere bene, così con le manine, guardatele, vedi? Alla perfezione. Non so se si vede bene, qua ci sono tutte le spine, quelle spine grosse. E qua il nostro filetto meraviglioso, liscio, liscio. Vedete, totalmente liscio, non c'è squama, non c'è spina, non c'è niente, è meraviglioso. Adesso che avete già imparato questo, io adesso farò nell'altro pesce e quest'altro, le cose che avanza del nostro pesce io non le butto, dopo facciamo insieme un'altra ricetta che vi insegno a fare di questo scarto qua. Non si butta niente, facciamo un meraviglioso brodo di pesce. Adesso impiattarò meglio quella lì, tanto per far vedere come l'altra. Adesso finisco questo e vi faccio vedere tutte e due. E niente, alla fine, come potete vedere, ecco, ecco qua la nostra bellissima orate sfilettata, pulita e sfilettata. Adesso con questo qua facciamo una prossima ricetta insieme, e la stessa cosa con questo. Va bene, come potete vedere la testa è rimasta, la parte del corpo tutta. Adesso vi faccio vedere che non è trucco, non è inganno, non c'è nella mia ricetta, come ormai mi conoscete bene, non c'è trucco, non c'è inganno. Questo è il pesce sfilettato, facile, facile, non c'è proprio segreto. Dovete solo avere la manina un po', come si dice, avere un po' di, guardate, è liscio, non c'è spina, non c'è niente, è pulita alla perfezione. Adesso facciamo una ricettina meravigliosa. E che dire, mi auguro che vi piace, mettete tanto 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 like in questo video, non solo in questo, in tutti i miei video, perché ognuno è più meraviglioso dell'altro, non perché sono i miei, ma sono tutti veri. Che dire, condividete, iscrivetevi al canale, lasciate tanto mi piace, tanto commento, commentate, anche se non vi piace, commentate lo stesso. Se non vi è piaciuto, volete darmi idea, datemi, fate tutto quello che volete, basta che lo fate della nostra cucina. È tutto, grazie mille, grazie a tutti, alla prossima, un bacione, bye bye, l'altra mano è sporca, bye bye.